Il gol è il senso profondo del calcio. È la mano del destino che a qualcuno dà e a qualcun altro toglie, che decide quale corso prenderanno gli eventi. Perché la palla entri in una rete, il fato si affida a degli artisti, uomini che hanno fatto dell'arte di usare un pallone, la loro ragione di vita. Per loro il gol è un evento unico, una gemma preziosa da custodire gelosamente. Il motivo per essere ricordati, per sempre. I gol hanno segnato e continueranno a segnare le epoche della storia della Lazio. Gesti tecnici che si scolpiscono nelle menti dei tifosi, che ne servano il ricordo e con esso il mito. A oltre 110 anni dalla fondazione della Società Sportiva Lazio, ecco le 100 prodezze che più di tutte le altre hanno affascinato i tifosi laziali. A loro è stato affidato l'incarico di scegliere il gol più bello della storia della SS Lazio. Si è visto l'altruismo di Gascoigne, nel senso che lui era partito in contropiede, ha aspettato Calle che arrivasse da dietro, poi gliel'ha appoggiata facendogli fare il gol più semplice, penso, della sua carriera, per capire anche che Gazza era un giocatore molto altruista, che pensava soprattutto al bene della squadra e non a se stesso. Quella me la ricordo anche perché feci due gol in 4 minuti finali e quindi quello mi permise anche di vincere la classifica dei cannonieri. Potente che ha beccato lo specchio della porta, cosa che, devo dire la verità, facevo sovente, però non sempre mi andava bene perché i portieri di solito cercano di ragionare come il giocatore che hanno davanti e se uno tira pulito spesso e volentieri parano il tiro. Immagina quanto Stankovic possa essere bravo, intuitivo e senza complessi. È la sintesi di ciò che accade al 28esimo per il vantaggio ospite. Parla il campioncino jugoslavo, traduce Siniša Mijatović. Nastavimo sa prvenstvom, mislim da dobro je što se ovo desilo na početku i imamo vremena za finish.
Adesso io devo ripetere. Dice che non è prima volta che lui tira da quelle parti, che non è prima volta che ha fatto anche gol da queste diciamo, distanze. Risposta della Lazio, errore di Serena, subito il destro di Winter, prontissimo l'olandese e la Lazio passa in vantaggio. Errore di Serena, ne approfitta con questo destro interno, Aaron Winter. Grande giocatore che ha dato qualità a questa squadra, che stava crescendo. Un giocatore completo che, come si vede anche dal gol, calciava anche da fuori, aveva un grande tiro, ma soprattutto aveva grande dinamismo, grande personalità, tecnica, corsa, era un giocatore completo. Aaron insieme a Gazza penso che sia stato uno di quegli stranieri che la Lazio, alla Lazio abbiano fatto comunque la differenza. C'erano un po' tutte le mie qualità, diciamo così, più eccelse, nel senso che non essendo fisicamente forte puntavo molto sulla rapidità, la velocità e la tecnica, il dribbling, e diciamo che in quel gol c'erano tutte queste caratteristiche, perché comunque ho dovuto dribblare due giocatori nello stretto. Il mio fisico me l'ha permesso, appunto, perché essendo basso dovevo essere per forza rapido e veloce. A livello tecnico il gol è venuto dopo un'azione che provavamo anche in allenamento, quindi sulla palla scaricata di Matteo io dovevo tagliare e ho tagliato molto bene tra il difensore centrale e il terzino, ho preso la palla, ho puntato Antonioli, l'ho saltato e ho messo la palla in rete. Poi era una partita importante perché era il rientro anche di Gascogne che mi fece i complimenti per il gol. E quindi la sentivamo molto quella partita, anche per il rientro di Gazza dopo che aveva lavorato tanto dopo un infortunio. We'll be right back.
una buona tecnica, una buona anche intuizione, e questo è stato poi la determinante che mi ha fatto arrivare nel punto giusto, al momento giusto, perché un lancio lungo di 40 metri, insomma, a impattarla bene interno destro e metterla sotto il set non è facile. Me lo ricordo bene perché innanzitutto ci ha permesso di vincere una partita fuori casa al 90esimo. Io stavo attraversando un brutto periodo, infatti dopo quel gol esultai contro la vetrata di Barassi. Ci fu un passaggio negli ultimi minuti della partita, era forse il 90esimo, di Favalli in profondità. Io tagliai alle spalle di Marcolin. Rientrai verso il centro, in uscita superai i tacconi e feci il gol del 2-1. Io penso che una gioia così lui non l'abbia più provata, perché un giocatore che dopo entra nel secondo tempo, dopo 50 secondi, non so, riesce a fare il gol nel derby, in quel modo lì, io penso che... Però certo che a noi ci dette uno stimolo a rientrare in partita, e poi alla fine si riuscì a vincere 2-1 con l'ennesimo gol di Chinaglia. Mi ricordo che prima della partita fui avvicinato dal povero Sbardella, che era il nostro direttore generale, e mi disse di non emozionarmi perché sicuramente il tecnico della nazionale Barcaleggi mi avrebbe chiamato. Infatti mi chiese i miei dati, sia della taglia dei vestiti, il numero delle scarpe. Allora, appunto, da una parte poteva esserci anche un po' di emozione, però dall'altra era uno sprone in più a fare bene. Dopo la partita andava comandata, ho giocato bene, ho fatto pure il gol della vittoria e insomma ci feci un bel pensierino. Movimento di Gigi che si allargò e io feci passare la palla sopra i due difensori, gli misi la palla lì da calciare al volo e lui fece un gesto tecnico straordinario. L'istinto dell'attaccante è stato quello non di controllarla ma di colpire al volo, in quel modo uscì veramente un tiro imparabile, di semi rovesciata, prese prima il palo interno di sinistra e poi il palo opposto e la palla entrò. È stato sicuramente il gol più bello e forse uno di quelli che mi ricordo con più gioia.
mi ricordo che c'era tanta gente perché venivamo da un bellissimo periodo e riuscì a fare questo gol dribblando, mi sembra, il difensore di sinistra, accentandomi verso l'area di rigore e poi da fuori di mancino calciare sul primo palo alto del portiere. Mi ricordo bene perché comunque è stata una delle mie 7 o 9 triplette fatte in Serie A e il gol di Gazza è stata la ciliegina appunto sulla torta perché lui mi sembra che in quel periodo comunque non stesse facendo molto bene. Un giocatore straordinario che non ha avuto la stessa fortuna forse come uomo. Bravissimo Fabio Liberani a vedere, diciamo così, il mio scatto sulla linea del fuorigioco. È stato bravo a mettermi la palla in profondità, io ho preso il tempo al difensore e sono riuscito a scavalcare il portiere con la testa e a mettere poi dopo la palla in rete. È stato comunque un gol bello e importante, ecco, perché quello è stato il 3-1 che ha chiuso definitivamente la partita. Naviga sulle ali dell'entusiasmo, 2 minuti più tardi, palla ancora affidata con Seisao, parte il suo traversone, grande colpo di testa di Salas, 3-1 per la Lazio. A questo punto la partita potrebbe considerarsi già conclusa, rivediamo la splendida conclusione del Matador. Io feci gol su passaggio di testa di Winter, al volo scavalcai con un pallonetto un avversario, poi al volo stesso ho calciato in porta e ho fatto gol. Come tecnica e come difficoltà credo che sia stato il gol più difficile che abbia fatto. We'll be right back.
derby difficilissimo perché rimanemmo in 10 dopo pochi minuti con l'esclusione di Favalli, quindi fu veramente difficile, ma riuscimmo a vincere grazie anche a tre gol veramente belli. Il primo su assist di Mancini, dalla sinistra ho preso una palla sul secondo palo, io arrivai a calciarla al volo allungandomi anche, la palla entrò tra palo e portiere, e anche questo ovviamente sempre gol nel derby, sempre sotto la curva sud, quindi emozione simile se non identica al primo gol che feci a Roma. C'è stata una respinta fuori dall'area e Stropa prese la palla ed esterno mi lanciò sulla fascia e da lì cominciò la mia cavalcata spalla a spalla contro Bruno fino a dentro l'area. È ovvio che dentro l'area poi sono stato agevolato dal fatto che non mi poteva più contrastare perché sennò mi avrebbe fatto rigore, e poi ho calciato in diagonale battendo Marchegiani. Lì c'è stata forza, potenza e quei 50-60 metri fatti a 100 all'ora. Monta della Lazio, il cross in area di rigore, il tiro, la deviazione vincente di Alessandro Nesta, piazzato a un metro dalla linea di porta, il difensore centrale della Lazio mette in rete alla 65esimo e la Lazio si porta sul 3-1 e a questo punto intravede la possibilità di conquistare il trofeo, la Coppa Italia 1998. Riusciti a colpirli in un momento dove appena recuperata palla Stefano ha visto il movimento e mi ha messo la palla proprio sulla corsa, dove io sono riuscito ad arrivare col portiere in uscita e sono riuscito a scavalcarlo con un pallonetto. Ho dedicato il gol facendo il gesto della futura nascita, perché non era ancora nata, di mia figlia,
e quindi è stato bello festeggiare così e poi che i miei compagni sono venuti a festeggiare insieme a me. Da parte di Favalli, Huser, Casiraghi, palla in profondità, attenzione, Signori sul pallone, Signori solo davanti a Rossi, evitato l'intervento del portiere rosso-nero, Signori ed è il gol del vantaggio bianco-celeste. Al 21esimo minuto del primo tempo, Lazio in vantaggio con Beppe Signori. La ricordo molto bene perché comunque in panchina era ritornato Sacchi e avevo una specie un po' di rivalsa e avevo due magliette per non farmi ammonire, avevo messo due magliette apposta. Infatti l'esultanza poi si vede che io sbandiero la maglietta e nello stesso tempo c'ho la stessa maglietta sotto così per non prendere l'ammonizione. L'azione del gol nacque da un calcio d'angolo e sulla ribattuta ci fu la prima rovesciata di Bergodi, la palla rimase a 3-4 metri dalla linea di porta e l'unica soluzione che avevo era quella di sempre anche in rovesciata di cercare di buttare la palla dentro. Fare gol nel derby è qualcosa di molto particolare, ho avuto la fortuna di fare tanti gol in altre occasioni, ma il derby è sicuramente una delle emozioni più belle, più forti, più intense, soprattutto poi farlo anche sotto la curva sud. D'angolo. Cambio immediato, non so perché, ma Mancini non vorrebbe che si batta questo calcio d'angolo. Stam e la palla in rete, ancora lui, Stefano Fiore, su palla inattiva, la Lazio va sul 2-0, ancora una volta con Stefano Fiore.
ragazzo che a 20 anni cioè debutta in prima squadra, fa una partita abbastanza gaiata e bella e riesce a fare un gol che poi è anche articolato bene, perché su uno scambio Chinaglia gli dà la palla di tacco, lui si trova quasi in mezzo alla porta, non dico libero, però avere molto spazio, e lui poi fu bravo perché anticipò il difensore che stava sopraggiungendo, sicché fece quel gol, si mise le mani negli occhi, cioè in faccia, come per dire non è vero, non ci credeva, perché insomma un ragazzo giovane che viene qua e là e riesce subito a fare gol, penso che sia una cosa eccezionale. Aveva la palla Rambaudi, che la diede a Di Matteo, che di prima fece un lancio da destra verso sinistra, io eludendo la marcatura di Costa Curta riuscì a calciare al volo e a battere Sebastiano Rossi per una vittoria esaltante, perché vincemmo 4-0, quindi è stata una di quelle partite, diciamo così, fatte con Zeman alla perfezione. Aveva questo di bello, che riusciva a prepararsi bene il tiro in diagonale per tirare da destra verso sinistra in porta, e questo è l'ennesimo gol che ha fatto, perché ne ha fatti diversi così, perché oltre ad avere una grande leva in quel momento era anche abbastanza rapido. Su uno scambio con Gallaschelli ha incrociato questo pallone che poi ha sbattuto nel palo e è entrato in rete, e lì si vinse la partita 2-1. Verso la fine del primo tempo Chinaglia mi fa un passaggio di tacco, però me lo fa corto, e io vedo un avversario che mi sta venendo addosso e faccio, diciamo, la scafetta, il pallone sotto e lo scavalco, e Chinaglia, come mi ha dato la palla, si è smarcata. Io ho cercato di servirlo proprio nella sua corsa, gliel'ho messa, diciamo, quella volta bene, e lui non ha avuto altro che da battere a rete, e fu un bel gol, anche perché è stato poi svelto, e siamo stati diciamo bravi a prendere sul tempo gli avversari nelle marcature nostre.
caso, quindi ancora un cross di Piscedda, colpo di testa di Boni e gol da parte della Lazio. Sala si incrocia da quest'altra parte, ancora una caparbia azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedved di fulminare il gol, 2-1 per la Lazio. Una palla respinta dai difensori del Genoa, sono andato a prendere la palla, poi l'ha stoppato, l'ha buttato 10 metri avanti, ho preso in velocità uno dei difensori del Genoa e ho visto l'angolo, ho tirato forte e alla fine era gol della vittoria che ci tenevamo tanto perché venivamo ad un momento non bello. E ero contentissimo alla fine partita per la vittoria, anche per il gol mio. Al contropiede ho visto lo spazio avanti da me vuoto, sono partito, sono andato ancora, c'è ancora lo spazio, sono andato, ho visto poi due giocatori della Roma, ho voluto chiudere l'azione da solo, mi sono smarcato da loro due, poi di gamba destra che non è la mia, che non la tocco la palla quasi mai, ho provato a tirare e sono uscito e alla fine è andata bene. Per me è stato il mio primo, spero non l'ultimo, gol al derby.
Piattesino. Va Musera a rimettere il pallone in movimento. C'è una spinta verso Mauri. E poi ancora Mauri per Rossi. E solo Rossi! Il tiro! Yeah! Io sono stato bravo, ecco, a controllarla nel modo migliore, a essere rapido e svelto nel sapere già quello che dovevo fare. Appena la palla è rimbalzata a terra, ho visto il portiere in uscita, sono riuscito a fare il pallonetto, a mettere la palla in rete. Ecco, diciamo che è stato un gol molto bello e poi soprattutto molto, molto importante. È stata forse una delle giornate più belle sul lato professionale, ma anche sul lato umano, penso per noi, e per tutti i nostri tifosi, per tutta la gente che ama la Lazio. Su calcio di punizione ormai eravamo alla fine di quel derby, ormai quasi perso, quindi era un po' quello della disperazione. È stata la punizione battuta da quasi tre quarti del campo. Gazza ha preso il tempo a Benedetti, mi sembra, e di testa fece gol. Un gol importante per noi, soprattutto per lui, perché comunque, visto che in quel momento era uno dei giocatori più rappresentativi, se non più rappresentativo, era un gol fondamentale poi per ritrovarcelo in condizioni fisiche perfette poi per tutto il resto del campionato. Citazione dell'incidente a Simone Inzaghi. Intanto seguiamo Salas di sinistro, la palla in rete. Proprio lui, El Matador, agita la nuova maglia bianco-celeste. Del secondo tempo ci fu questa grande giocata di Mancini che praticamente partendo dalla nostra metà campo riuscì a,
a prendere in velocità la difesa della Roma e fece un gol straordinario. No, un gol bellissimo di rara capacità tecnica e voluta da un grande giocatore. Splendido per Mancini, esce Konsel, il pallonetto di Mancini e c'è il gol straordinario di Mancini. Aveva fallito un pallonetto nel primo tempo, non ha sbagliato nella ripresa. Mancini alla mezz'ora del secondo tempo, Lazio 3, Roma 1. Noi venivamo dalla B, poi eravamo primi in classifica, appaiati con loro, cioè era poi fuori casa, era Roma-Lazio, era tre quarti romanisti, un quarto laziali, la partita era sentita. Io ho preso questo pallone da metà campo, credo che me l'ha dato Oddi, proprio da metà campo, sono partito sulla sinistra, poi ho dribblato Salvori, è arrivato Cordova, ha dribblato anche lui, mi sono accentrato, sono arrivato ai limiti dell'area, mi ha aggiustato e ho tirato porta in porta. Ricordo che comincia da una palla portata centralmente da Goran Pandev, che la giocata sull'esterno per Massimo Odo, lui l'ha stoppata, gli era rimasta un po' lunga e me l'ha giocata a me di nuovo centralmente, poi lì ho stoppato, avevo tutta la porta davanti anche se era lontano, ci ho provato ovviamente cercando di trovare la porta e per fortuna è andata, è riuscito diciamo sull'angoletto. Personalmente era il primo derby, quindi il primo gol segnato in un derby, una cornice così speciale, è stata un'emozione unica, tanto è vero che ho corso per dedicarlo a mia moglie, però al di là di dedicarlo a mia moglie mi sono passate un sacco di immagini per la testa in quella corsa che ho fatto fino a sotto la tribuna.
stato importantissimo perché intanto abbiamo allontanato una diretta concorrente e poi è stato determinante, magari un particolare che forse tanta gente non lo nota, ma è stato determinante perché io ho toccato la palla per far calciare bene Frustalupi, nel mentre ho toccato la palla e ho scavalcato il pallone e ho fatto un movimento. Io penso che con quel movimento che ho fatto ho determinato, scatenato dei movimenti dei miei compagni che ha fatto sì che le Cecconi riuscita a fare gol con la punta del piede, vincendo una partita importantissima e determinante. Ultimi minuti, minuti di recupero sul calcio d'angolo, Castroman trova la battuta vincente. Siamo praticamente al 95esimo e Castroman fissa il risultato sul 2-2. La cosa curiosa che in occasione di quel gol fu che per la prima volta della mia carriera feci una capriola dopo un gol, perché era tanta la tensione e il momento in cui la situazione in cui si viveva che fu una liberazione per noi quel pareggio, perché era avvenuto praticamente al 93esimo, adesso non mi ricordo, partita finita, non ci credevamo più, e quindi non so nemmeno perché l'ho fatto, però feci una capriola dopo il gol. Io mi misi in barriera e quando calciò Veron mi girai subito per andare alla respinta del portiere, e quando vidi partire la palla vedi subito che poteva entrare in porta. È arrivato un cross di Martini, no? Sono intervenuti, credo, Santarini e Garlaschelli. La palla è scivolata, che sta andando verso il corner. Io l'ho rincorsa, invece ho fatto incontro Sandriani. Ho fatto una finta lì sulla sinistra e sono andato incontro a Paolo Conte. In quel mentre ho visto Paolo Conte che lui si stava buttando perché aspettava che io passavo la palla a Garlaschelli al centro. Come di logico si dovrebbe fare. Soltanto lì ho pensato in un attimo ad alzare la palla, è andato bene, ho fatto gol. Sembra che fosse venuto fuori anche il titolo tipo Gascoigne come tomba, perché veramente sembrava uno che avesse dribblato dei paletti mentre sta scendendo la pista da sci. Fece un gol incredibile e lì abbiamo capito il valore di Gazza. L'azione era una palla che aveva l'Steiner, si è centrato in mezzo, me l'ha dato in piedi e ho fatto una finta verso sinistra, poi sono andato di destra e ho calciato da sinistra e l'incrocio dei pali. Sì, è bello perché è stato i primi sei minuti del primo tempo e poi dovevamo fare una grande partita così la gente si affezionava a noi, no?
la soddisfazione dei malesani. Attenzione, su questa respinta di Lassesi arriva Almeida, lascia partire un tiro incredibile che si infila all'incrocio dei pali. Buffon si chiede come avrà fatto. Tiro straordinario, ovviamente anche un po' fortunato, palla lassù nel 7 dove Buffon non può arrivarci. Sia appunto di Sosa, che era imprendibile, direi, molto bravo, veloce e tecnico. Mise questo pallone in mezzo, raso terra, e Nela non lo agganciò, arrivò come un falco dalla parte destra di Canio e impattò il pallone sul primo palo sua destra e fece un gran gol e poi fece il resto perché andò dietro la curva e scatenò il pandemonio perché era proprio la curva della Roma. Di Verani abbiamo recuperato la palla, poi Di Verani ha preso la palla, ha lanciato subito Paolo che ha chiesto la palla in profondità e ha fatto un bellissimo gol al volo, superando Mexes, ed è stata una grandissima emozione veramente vedere tutta la gente laziale così felice perché ha pure risultato sotto la Sud, quindi era molto divertente. Balbo, ancora dalla bandierina, Mihajlovic, prodezza incredibile di Mancini che gira di tacco in porta il pallone del 2-1. Beh, Mancini è stato un grandissimo calciatore, direi elegante, con classe, grandissima classe, con grandissima personalità. Riassume bene queste tre caratteristiche, quindi Mancini era tutto questo. Rimessa laterale veloce, mi ha dato in piedi, poi ho fatto una finta con Brighi, ho saltato, sono andato verso il mezzo e ho calciato non so quanti metri e per fortuna è andato bene.